Podcast Story. Ciao, sono la Mario e quando non ti accontenti più di Photoshop, arriva il lifting, quello più adatto a te. Ne parliamo con Marco Moraci, un grandissimo esperto, non in Photoshop. Visaggista di lusso, direi. Ciao, sono Marco Moraci, specialista in chirurgia plastica. Punturine. Tutto quello che avreste voluto sapere sulla chirurgia estetica. Ma non avete mai avuto il coraggio di chiedere. Ciao Marco, lifting e mini lifting. Beh, grande differenza. Il mini lifting è rivolto alle pazienti medio-giovani, diciamo in una fascia d'età compresa fra i 40 e i 50 anni. Il lifting vero e proprio, diciamo, dai 50 anni in su. Che cosa si fa nel mini lifting e che cosa si fa nel lifting? Nel mini lifting si va a trazionare la pelle in eccesso, quindi si va a fare un qualcosa solo sulla cute lassa, mentre nel lifting vero e proprio si vanno anche a riposizionare i muscoli mimici facciali. Quanto tempo ci metto per riprendermi dal mini lifting, che è quello che mi interessa di più? Una settimana, 10 giorni. Vabbè, parlo per mia madre, invece con il lifting normale? 20 giorni buoni, 2-3 settimane ci vogliono per far riassorbire tutti i lividi gonfiori. Come faccio a capire che è un mini lifting quello che mi occorre anche all'età magari, faccio un numero a caso, di 48 anni? Dovrebbe guidarti il tuo medico. L'autodiagnosi non funziona mai in medicina, un bravo chirurgo plastico ti deve dare la giusta indicazione per il tuo caso. Forse quel giusto medico ce l'ho. Va bene Marco Moraci, prossimo appuntamento con Punturine parleremo di full face e dintorni e non dovrete utilizzare Google Maps. Ciao! Ciao! Podcast Story. Un mondo di storie tutte da ascoltare. Scarica l'app.